comoda, sana, splendida. Sono arrivato in provincia di Trento, a circa 1000 metri di altitudine. Su questo altopiano, tra queste montagne incantevoli, c'è Faj della Paganella, un piccolo gioiello, un'oasi di pace e benessere. Ci ha portato qui un personaggio dello spettacolo, uno showman, molto eclettico, ma soprattutto un mio grandissimo amico. Sto parlando del simpaticissimo Umberto Smaila. Certo, lui sempre così iperattivo, tra serate, feste, musica. Qui invece silenzio, verde, natura, ma io non ce lo vedo. Umberto Smaila, un instancabile showman che ha girato tutta l'Italia e non solo, 365 giorni all'anno con i tuoi spettacoli e fai sempre il tutto esaurito. Perché abbiamo scelto proprio Faj della Paganella e il Trentino? Perché è l'unico posto dove non lavoro, quindi ho cercato di scegliermi un luogo dove fosse particolarmente difficile per me coniugare lavoro e vacanze, diciamo. E lì è un posto dove veramente, in questo meraviglioso paesino che si chiama Faj della Paganella, ho stabilito il mio buon ritiro, cioè un posto dove veramente, come dice un mio amico, un certo Alex Intermite, dove staccare la spina. Tu sei uno sportivo. Allora, al di là dell'aspetto, sì, lo sarei, insomma. Diciamo che col passare degli anni ho dovuto cambiare tipi di sport. Prima giocavo molto a tennis, adesso faccio molto nuoto. Io purtroppo scio un po' meno adesso perché dopo che ho avuto un incidente anni fa, mi sono rotto il femore nel 2009, scio un po' di meno, anzi non scio proprio. Quindi... Però c'è molto altro da fare lì, per cui... Sì, hai ragione, difatti lì facciamo le passeggiate. Quindi ogni giorno una bella passeggiata in mezzo ai boschi. Si sale ai limiti dell'altopiano, perché noi siamo in un altopiano, si chiama Altopiano della Paganella, e poi in alto c'è la Paganella. Si arriva ai limiti dell'altopiano e poi ci sono delle panchine da cui puoi dominare tutta la valle dell'Adige sotto, e c'è uno strapiombo di 1000 metri. Ho seguito le indicazioni del mio amico Smaila e ha proprio ragione. Da questa terrazza si può vedere un affaccio straordinario, un spettacolo unico, Francesco. Beh, si vedono molte cose, tutte bellissime, proprio per la posizione di Faj della Paganella, che è un altipiano, non è una valle. Questo permette di essere come su un nido di aquile e vedere mille bellissime cose. La Paganella, il Bondone, tutte le montagne del Trentino orientale, ma soprattutto una lettura eccezionale della Valle dell'Adige, da Bolzano a Trento. Ed è questo il grandissimo spettacolo, leggere un paesaggio trasformato. Senti, ma Smaila, che non scia, dice che qui ci sono tanti boschi, che si possono fare tante passeggiate, percorsi di tutti i tipi, è vero? Dietro di noi, su tutto l'altipiano, ci sono una serie di percorsi, da quelli che stiamo facendo, cioè il percorso dell'otto, il percorso natura, dappertutto si può camminare, dappertutto si può vagare in un paesaggio sicuramente ancora incontaminato. Ma c'è anche un percorso archeologico? Assolutamente sì. Se vuoi ti ci porto. Andiamo. Ecco Fabrizio, adesso siamo arrivati laddove sorgevano le case dei Reti, il villaggio dei Reti. E chi erano questi Reti? Ma i Reti sono una popolazione misteriosa e antica
che si insediarono qui all'età del ferro, fra il VI e il I secolo avanti Cristo. E vivevano qui, in queste buche? No, non sono buche, queste sono le loro case, vuoi venire a vederle? Andiamo! Ecco Fabrizio, adesso siamo in casa, in una delle case dei Reti. Questa è proprio la casa? Questa era la casa, ecco. Questa era la zona notte, il nostro caminetto di oggi. Però capisci, con un caminetto del genere... Si riscaldavano, mangiavano, immagino. Difatti non è che vivessero più di 40 anni, voglio dire, con tutte queste particolarità. A noi pare di vedere solo sassi, di fatto non era così, insomma, la casa poi c'era, fatta di legno. Ma quanto tempo hanno vissuto qui? Ma qui avranno vissuto circa 3 secoli. Fino a che non sono arrivati circa un secolo prima di Cristo i Romani e li hanno soppiantati. Questa è una cosa unica, Francesco, ce l'avete solo voi. Ah, è assolutamente una cosa unica questa che c'è qui a Fai della Paganella, per come è paesaggisticamente inserita, cioè la possibilità di arrivare a un sito archeologico così interessante attraverso passeggiate meravigliose, boschi meravigliosi, viste eccezionali. Fabrizio, ancora lì, dai che andiamo. Oh Marta, devo andare, non so dove ma devo andare. Marta, ma dove mi porti? Ti faccio fare un po' di sport oggi, faccio fare il percorso salutare di Fai della Paganella. Cioè? Oggi si comincia col Nordic Walking, questo Nordic è per te. Walking? Sì. E che vuol dire? Il Nordic Walking è un bellissimo sport che arriva dalla Finlandia, la seconda invenzione più bella dopo la sauna. Ecco, ma si cammina con le bacchette? Oddio, dire cammina con le bacchette è un po' restrittivo. Facciamo tanto sport utilizzando il 90% di tutti i nostri muscoli e consumiamo ancora più calorie del solito. Che bello, così oggi posso mangiare finalmente. Sì, dai, un canederlo in più. Sei pronto? Guarda che io sono un atleta, Quasi. Ok, dai, andiamo. Ti seguo. Sì, vai, di corsa. Oh, non correre, Dai Fabrizio, spingi con le braccia! Bello questo lago, Marta! Ma questo, a dire il vero, non è un proprio vero lago, è un lago che si forma solo stagionalmente. Cioè, vuoi dire questo lago solo d'inverno? Eh già, perché a Fai della Paganella non abbiamo i laghi, solo d'inverno, quando piove tanto, c'è tanta neve. E adesso dove andiamo? Ti porto sulla Paganella, 2125 metri a sciare. Ci sono molte piste? Ci sono più di 50 km di piste. Abbiamo piste azzurre, piste rosse e anche una nera dove si allenavano fino all'anno scorso gli americani e da quest'anno i norvegesi. E certo qui si fa sempre sport, non si riposa mai. Lo sport se ne fa tanto tanto, ma se fai il bravo dopo ci divertiremo. Adesso sport. Me lo devo guadagnare? Certo. Vabbè, ti seguo. Andiamo! Ecco, Fai della Paganella è piccolissimo, cioè conta meno di 1000 abitanti, per cui che sensazione hai quando arrivi lì, magari dopo una settimana particolarmente faticosa, lasciando la città caotica? È un tuffo un po' nel passato, cioè in un mondo che è un po' lontano appunto dalla vita frenetica della metropoli, ma a parte la metropoli, da tutto il mondo che mi circonda, cioè quello del mondo della notte, di migliaia di chilometri fatti in macchina, in aereo, e quindi quando vado lì veramente... mi rilasso. A Fai della Paganella ci sono degli orari un po' diversi, delle pause, ritmi molto lenti, per cui lì la tua giornata è sicuramente diversa, no? Sì, lì andiamo a cena verso le 7:30, per esempio. 7:30, 8:15. Dopodiché ci si sposta da Renato, che ha questi tavoli rossi, che sono quegli stessi che ha non so da quanti, non dico decenni, vero Renato, mi perdonerai. E lì, grappetta di pere, Williams, gelata, tranquillo, mi accendo il mio bel sigarone, c'è la campana che batte il rintocco, arrivano qualche amico, si fa due chiacchiere, si parla sempre dei famosi orsi, che sono un argomento che a me piace sollevare. Che io nessuno ha mai visto? Ieri una ha visto l'orso, non ha visto l'orso, e la stava raccogliendo i funghi e a un certo punto l'ha visto l'orso, la mamma orsa con i due orsetti.
E loro hanno fatto una fuga e dico, ma dov'è sta foto dell'orso? Fatemi vedere questo. Io li prendo in giro sostenendo che l'orso è una leggenda metropolitana. Invece no, allora l'ultima volta che sono andato a Fai, Renato mi ha messo da parte tutti gli articoli che parlavano di tutti gli orsi che erano stati visti nella valle. Ecco, avrà la fortuna di incontrarlo magari il nostro Fabrizio Rocca quando andrà a Fai della Paganella l'orso, chissà. Però Fabrizio, conoscendolo, penso che non, anche se incontrasse un dinosauro. Renato, oh, buongiorno, buongiorno a tutti. Oh, il famoso amico di Umberto Smaila. Famoso, non tanto. Parla sempre di te, Umberto, eh. Ma dice, Renato è il mio biografo, Renato conosce tutta la mia vita. Ma quando viene qua è il mio dipendente quasi. Ah, ti devo fare lavorare qui? No, lavora ma col... Che cosa fa Smaila qui? Mangia e beve, basta. Renato! Ma da quanti anni vi conoscete voi? 15 anni, 20. E veniva qua perché era molto amico di Diego, a Batantuono, diciamo. Veniva da noi, e Ugo Conti. E di conseguenza, essendo molto amici e nati artisticamente assieme, gli ha detto il posto tranquillo che vado io. Si è innamorato di Fai. Passiamo ai discorsi seri. Umberto non crede che qui ci sia l'orso, ma c'è quest'orso, una leggenda metropolitana. Lui ha paura di trovarselo per strada, quindi continua a smentirlo. E psicologicamente è convinto che non c'è. Ma c'è! E stavamo proprio parlando prima e gli ho fatto un riassunto di luglio-agosto dell'orso. Cioè, questi sono tutti articoli. Articoli dell'orso, qua all'orso. In zona. Fammi vedere. Il miele, le presenti, piace all'orso. Le fotografie dell'orso. E qua è a 8 km da noi. Scusa, fammi capire. Ma è buono? Che fa? L'orso spaventa è buonissimo. Le persone? No. Nessuna persona ha mai avuto problemi. Ma secondo voi posso andarlo a cercare quest'orso? Perché io voglio dimostrare al mio amico Smaila che l'orso esiste veramente. Portati via la macchina fotografica, gli fai una foto e gliela porti con la prova. Esatto. Guarda, questa mattina io posso visto... andare o è pericoloso? Insomma, io... Devo stare attento. Vado a cercare l'orso. Arrivederci, vai, ragazzi. Ciao. Lasciami le scarpe. Ma dove vai? A cercare l'orso. Ma mi hai fatto prendere uno spavento, Aline, no, incredibile. No, non ti spaventare. Dai. No, io sono tutto concentrato a cercare l'orso e tu arrivi, mi metti la mano. Ma ti ho fermato perché non devi andare a cercarlo. Deve essere un incontro casuale. Ho capito, ma io cerco di avere un incontro casuale, scusami, sono nel bosco. Se vuoi vederlo veramente, io conosco un posto speciale dove posso fartelo incontrare sicuramente. Va bene, vengo con te. Vieni con me. Dai, andiamo. Andiamo. Ti ho portato al parco faunistico di Spormaggiore, qui a pochi chilometri da Fai della Paganella, dove oltre al tuo amatissimo orso potrai vedere i gufi reali, i gatti selvatici e anche i lupi. I lupi? I lupi, certo, anche i lupi. Vieni che andiamo a vedere. Andiamo, i lupi. Guarda, i lupi, sembra di toccarli. Meno male che c'è il vetro, Aline, eh? Ma quanti sono? 3 femmine. Ma sono curiosi, guarda, ci guardano, Ma scusa, tu non volevi andare a vedere gli orsi? Sì, però sono belli anche i lupi, un attimo, non ho mai visto i lupi. Ma poi dove andiamo a vedere questi orsi? Andiamo qua sotto, a pochi metri. Dai, andiamo. Andiamo. Guarda, che bello l'orso! Che meraviglia! Ma quanti ce ne sono in questo parco? Sono 3 femmine. Quanto vivono? Qui al parco faunistico abbiamo una nonna che ha 46 anni. In cattività però, perché in uno stato selvatico non vivono così tanto. Beh, perché qui sono più accuditi, immagino, Hanno una vita diversa. Senti, però dormono, Siamo in inverno, quindi un po' più di sonno ce lo hanno. L'estate sono sicuramente più vivaci. Io posso dire a Smaila che comunque l'orso non l'ho incontrato, ma almeno l'ho visto. Sicuramente puoi dirgli che l'hai visto. Sei stato anche fortunato perché stanno per entrare in letargo.
Ah, il letargo. E come fanno a mangiare quando sono in letargo? Consumano la scorta di grasso che hanno accumulato durante l'autunno. Qui non mangiano? Ma assolutamente no. Ma è fantastico! È la dieta perfetta per Smaila. Smaila, tu devi entrare in letargo, perché se stai in letargo non mangi. Quindi mi sembra di capire che siano nate anche grandi amicizie lì a Fai. Sì, con tutti quelli del posto, soprattutto con i ristoratori. Per me ci sono tre posti fondamentali e cerco sempre di non deludere l'uno o l'altro, nel senso suddivido le mie serate in modo da accontentare tutti. Fai diverse tappe. Sì, c'è una stube dove mangio le trippe più buone del pianeta. Trippe, diciamo, col sugo di pomodoro, con delle spezie, poi con una sventagliata di formaggio. Ammazza che fame, c'è niente, no? Non c'è un cornetto. E mi dispiace, non siamo questa con trippa con la polenta, non quella dal supermercato, quella fatta fresca. Oppure vado dalla famiglia Agostini, in centro di fianco alla chiesa, dove ci sono dei würstel favolosi, delle pizze meravigliose. O se no vado dalla famiglia Keller, dove mangio i famosi knödelli, knödel in tedesco, i knödelli, specialità del Trentino, che sono queste polpettone inumidito con spezie, con speck dentro, che si possono mangiare sia in brodo, col burro fuso o col ragù. Mio figlio Roy, che è cresciuto, adesso è quasi un 85, si mangia quelli con ragù, io che sono un po' più anzianotto, quelli col brodo e il resto della famiglia quelli al burro fuso. Mi trovo in uno dei ristoranti preferiti da Umberto Smaila, ma mi sembra un po' poco, un tagliere di salumi, mi sembra poco per Umberto. Luca? Sì, Fabrizio? Scusa, ma quando viene Umberto Smaila a mangiare qui, mangia solo un tagliere di salumi? Ma no! Abbiamo sempre la nostra torta di patate, affettato e formaggio. Qui c'è tutto, qui sono anche i fagioli, i salami, sembra un ottimo piatto. Poi? Della polenta con del cervo in salmì. Ah, ecco, questa è buonissima. Comincio a riconoscere il mio amico Smaila, Non può mancare lo strudel. Con le nostre mele. Che perdesse qualche grammo il povero Umberto. Però mi sembra ancora un po' poco, perché non vedo il suo piatto preferito. Ma c'è? Non devono mai mancare i canederli in brodo. Oh, i canederli in brodo. Che profumo. Luca, ma come si fanno? Per questo piatto c'è anche una canzone che racconta degli ingredienti. Si prende del pane, si impasta con della farina, della cipolla, del prezzemolo. Si aggiungono delle uova. Formando questi grossi bocconi, li facciamo cuocere nel brodo. Senti, ma dimmi la verità, ma Umberto è un cliente semplice o esigente? È molto semplice come cliente, molto esigente nelle quantità. Ma io posso dire a tutti gli amici Mix Italia che se vengono a fare della Paganella e vogliono mangiare bene, devono dire ci manda Umberto Smaila? Ma certamente. Tu lavori tantissimo, quindi sei abituato a mangiare spesso fuori casa, no? Sì. Come definiresti la cucina che troviamo lì in Trentino, lì a Fai? Tre parole per descriverla. Intanto vorrei dire che è una cucina che non troviamo negli altri luoghi. Non possiamo mangiare alla Trentina a Milano, né a Roma, né a Napoli, c'è solamente lì. Sostanzialmente è una cucina calorica ma sana. E poi c'è il vino. Cioè siamo in una zona vinicola assolutamente interessante, perché a mezzo Lombardo, sotto, tra mezzo Lombardo e mezzo Corona, c'è una distesa infinita di vigneti dove si produce il famoso Teroldego, che è uno dei vini migliori d'Italia. Poi c'è quello, diciamo, giovane, c'è quello un po' di riserva. E ecco, una particolarità delle zone del Trentino e del Veneto è quella che si beve, ecco, voglio dire, non è che... Ti fai le scorte, Umberto, da portare presto, a casa. Si comincia presto a bere, capito? Cioè, la mattina un bianchetto, un bianchettino, un'ombra, un'ombrettina, pomeriggio un rosso, un rossetto, quindi io non so come facciano, ma loro sono gente di montagna che poi dopo vanno a tagliare la legna e smaltiscono alla grande, anche se bevono qualche bicchiere di vino. Sto entrando in un'antichissima cantina. In questa bottiglia si produce il vino dal 1885, 125 anni di storia di questo vino rosso, Teroldego, che tanto piace al mio amico Smaila. Ma che cosa ha di particolare questo vino?
Il Teroldego è un vino veramente particolare, per noi eccezionale, è il vino più importante fra i vini rossi del Trentino, lo chiamiamo il vino principe del Trentino, perché ha un profumo raffinato che ricorda le fragole, i frutti di bosco, ha un colore scurissimo, è il vino più scuro che abbiamo in Italia, quasi nero, ha un corpo estremamente morbido e vellutato, per cui nella sua morbidezza e piacevolezza si adatta un po' a tutti gli abbinamenti. Ma siete bravi solo a fare il vino o c'è anche merito di qualcun altro questo vino così buono? No, bisogna dire che per fare il vino buono bisogna avere il clima giusto, bisogna avere il terreno giusto, bisogna avere le persone giuste. Noi siamo protetti da delle rocce dolomitiche verso nord. Dal sud viene l'aria del lago di Garda. Il terreno è estremamente ricco di minerali, c'è il granito, la dolomite e tanti altri minerali. Che fanno bene al vino? No, le radici vanno a pescare fra i sassi, sì. Per cui danno un vino più elegante, più buono. È vero che voi nella vostra produzione siete molto attenti all'ecologia? Ecco, direi il Trentino ha impostato già da 20 anni un sistema definito confusione sessuale. Scusa, come? Confusione sessuale. In pratica si confondono gli insetti dannosi nel vigneto, per cui il maschietto non riesce più a trovare la femminuccia. Noi, la nostra cantina, ha inserito un'altra idea, quella di invitare gli uccelli utili, per cui abbiamo nidi dappertutto, che mangiano questi insetti che non riescono a riprodursi. Paolo, c'è un tuo vino che deriva dal Teroldego, che è stato molto premiato ultimamente, vero? In uno dei più importanti concorsi europei che si tiene in Germania, su 6.000 vini è stato valutato come il miglior vino rosso d'Europa. Ma che tipo di vino è? È un vino fatto con un parziale appassimento delle uve che porta a una maggiore concentrazione, una maggiore pienezza e a un'estrema eleganza tipica dei vini nostri e quelli del Trentino. Senti, ma questa bella bottiglione per me? Ma io direi, vista la dimensione, è dimensione Smaila, no. Ah bene, ok, facciamo una cosa. Io e Smaila siamo molto amici. Quasi quasi la porto, la tengo io, Umberto, non ti preoccupare. Te la do io, la prendo io. Vabbè, intanto dai, facciamo un brindisi. Ci facciamo un brindisi. Umberto, per noi e anche per il mio amico Umberto Smaila. Fabrizio. Salute! C'è un detto che descrive bene i faiotti, si chiamano faiotti? Sì. No, non mi sono mai addentrato nei loro proverbi. Come li descriveresti? Ecco, tu? Gente che si fa molto i fatti loro. E per me questo è straordinario, cioè nessuno mi disturba. Sai che un personaggio pubblico è sempre oggetto, magari anche in modo carino, no? Di fanno domande, cosa fai, dove vai, no, sono tutto tranquillo lì. Anche se mi vedono lì alle 11:30, che è il massimo dell'ora tarda, mezzanotte, quando il campanile comincia a dare i famosi botti, a bere qualcosa, al massimo si fanno due chiacchiere, si parla di orsi, si parla molto di ciclismo, un po' questi sono gli argomenti e per me sono motivo di grande relax, dimenticarmi un po' del mio lavoro che è così difficile, così duro. Tu hai parlato molto bene dei faiotti, chissà loro invece che cosa pensano di Umberto Smaila. Bisognerebbe chiederlo a loro, chiedeteglielo. Glielo chiediamo. Vox Populi, Umberto Smaila, che fai? È amico di tutti! Umberto, ma perché non canti quando vieni qui a Fai? Ad Umberto piace la montagna, ma di gusti le crauti. Mi sa che qui a Fai non ha trovato la dieta giusta. Attento all'orso! Oggi a Fai della Paganella ho davvero scoperto un'oasi per il benessere del corpo e dello spirito. Perfetto per tutte le stagioni, d'inverno ma anche d'estate. Devo proprio ringraziare il mio amico Umberto Smaila che ce l'ha fatta scoprire. Ma prima di partire vediamo come la nostra pittrice Manuela Sain ha ritratto l'amico Umberto. Volete sapere come continua il viaggio in Mix Italia? E allora ci vediamo domenica prossima, sempre su Rai 1. Ciao!